Benvenuti in un nuovo video e benvenuti finalmente in un video time and all. Dopo tanti video sul canale, challenge, vlog, un po' così, finalmente raga, un try and all. Era da tantissimo tempo che non registravo un video proprio dedicato al try and all ed oggi è oggi, eccoci qua a registrare l'unico video shopping dei saldi, perché già vi dico che sarà l'ultimo video, perché non ho fatto tanto shopping, quest'anno non ero in vena di fare shopping, anche perché sappiamo un po' tutti, non si può uscire, quindi sinceramente spendere soldi inutilmente non mi va. E quindi, però, gironzolando una sera così e mia sorella sui vari siti di abbigliamento, di solito non acquistiamo Pull&Bear o Bershka o Stradivarius oppure H&M, oppure in qualche negozietto qui del nostro paese. Gironzolando così su Bershka, cioè, raga, abbiamo visto delle cose spettacolari in super offerta. Poi siamo andati anche da Stradivarius, però sinceramente i saldi non mi facevano impazzire, quindi ho detto vabbè, dato che ci siamo facciamo un bell'ordine su Bershka e abbiamo risparmiato veramente tantissimo. Dopo vi dirò proprio i prezzi. Io ogni cavo ve lo farò vedere indossato e quindi per questo ho voluto fare un unico video. Non ho fatto chissà quanto shopping, però era un video molto semplice, chiacchiericcio, diverso dal solito, ci stava. Ok, io direi di iniziare subito, raga. Il primo capo, però scusatemi, devo un attimo chiuderlo perché mi sono completamente dimenticata, ovviamente. Io ho già misurato tutto e mi piace davvero tutto, 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 tutto. Sicura adesso la videocamera farà un po' di capricci, ma vi faccio vedere cosa ho preso. L'anno scorso stavo molto, molto in fissa con le camicette, ovviamente anche quest'anno, e ho sempre bramato questa camicetta da Bershka in particolare. C'era anche bianca, però ragazzi, l'ho vista tardi. Comunque, è questa camicetta abbastanza corta e per i miei gusti un po' troppo scollata, poi ve la farò vedere indossata. Infatti sto pensando di farci aggiungere un quarto bottone sopra, così da, perché ci sono solo tre bottoncini, così da averla un po' più chiusa, perché a me proprio le scollature non piacciono. Mi piacciono sulle altre donne, ma su di me non mi piacciono, anche perché non ho comunque un seno abbastanza prorompente. Comunque, non ci soffermiamo su queste cose. Ah, il colletto è abbastanza scollata, però ha tutte queste rose con questo serpente che sale verso l'alto. Ma raga, è veramente bellissima, è piena di dettagli. Sicuramente adesso si starà sparaflesciando tutto. Comunque, è una semplice camicetta, qui c'è il bottone, poi ve la farò vedere nel dettaglio, ma poi tra poco la starete sicuramente vedere. Se la starete sicuramente vedendo con queste rose ai lati, no vabbè raga, è bellissima, non so come farvela vedere, però è davvero molto bella e molto fresca. A parte che vi dico già che sto bramando una camicia però di pelle, tipo è un po' simile giubbino di pelle, perché ci sono davvero tante camicie di pelle, ma Bershka ha un modello spettacolare, quindi io lo sto adocchiando. Comunque raga, mi fa impazzire quella camicia. Quest'anno poi si portano tantissimo, vabbè, andiamo al succo della situazione. Ho preso una taglia S, cioè raga, 20 euro per una camicia del genere, anche no, sinceramente io non gliele spenderei mai 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 mai, almeno al momento, però no raga, per me è troppo. Io l'ho pagata in offerta a 7,99 euro, cioè ditemi voi, io potevo mai passarlo questo giro di saldi? No raga, non potevo. E quindi eccola qui. Ho preso tutte magliette, mi serviva un rifornimento di magliette. Poi andando avanti, ovviamente, è quando mai Giuliano ne è al rovescio. E adesso con le luci artificiali sto vedendo che non è proprio un color nero questa maglia, ma è più tipo un nero grigio barra blu. È veramente un colore molto particolare che non so descriverlo. Di là mi sembrava nera. Comunque, aspettate, ve la faccio vedere. Questa qui abbiamo preso una taglia L, io e mia sorella, provo a metterla a vestitina e poi vi faccio vedere con una cintura in vita vabbè, io metterò gli stivaletti di pelle tipo simili anfibi. Comunque, eccola qui, è una classica t-shirt con questo taschino qui laterale, con questa scritta qua, I am, vabbè, Giulia evita. Eccola qua,
davvero molto bella, è super 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 lunga, queste maniche con il risvoltino, eccola qua, bella, veste abbastanza lunga, arriva all'incirca al ginocchio, ma vabbè, me la faccio vedere indossata con tutto l'outfit. E questa che abbiamo preso taglia L costava 9,99 euro e noi l'abbiamo pagata 3,99 euro, che fai, non te la prendi? No, assolutamente va presa. Poi andando avanti, scusatemi, sempre io, ovviamente, sempre al rovescio, quando mai Giulia, ho voluto prendere una maglia lunga perché io in estate adoro mettere le magliette con, non solo in estate, lo faccio anche d'inverno, mettere queste magliette a mezze maniche lunghe, con vabbè sopra anche una felpa, una maglietta un po' così, ma in estate principalmente mi piace mettere un jeans abbastanza stretto con queste magliette sopra, cioè raga, mi fanno letteralmente impazzire ed è così, sempre con questo tipo lavaggio sbagliato, come si chiama raga, non lo so, comunque questo bel verde, tipo verde oliva, come sempre solita cosa raga, è lo stesso identico modello, solo che questa qui è taglia XS, però perché ho detto no, non voglio nessuna taglia, la voglio così molto scialla, però non troppo grande, perché sapete che con queste maglie vesto abbastanza oversize, taglia XS e questa qua prezzava 9,99 euro, ma l'ho pagata sempre 3,99 euro. Poi, andando avanti, raga, solito discorso, perché ero a corto di t-shirt, ma a parte gli scherzi, devo fare un decluttering proprio di magliette a mezze maniche. Ne ho veramente tantissime, alcune sono proprio vecchie, tipo il modello Basic di H&M, cioè raga, ce l'ho tipo da 4-5 anni, ormai si sono fatte tutte. E quindi ho voluto prendere una maglietta nera, perché bianche ce ne ho tante lunghe, invece nera no, ne ho solo una che si sta anch'essa facendo, che era di Alcott, vecchissima. Comunque, semplice magliettina nera, solito risvoltino, però questo qui fondo nero è diverso dall'altra. Comunque, raga, queste vado molto veloce. XS prezzava 7,99 e questa l'ho pagata 3,99 euro. Però aspettate, vediamo se 3,99 euro oppure questa qui l'ho pagata 2,99 euro. No, raga, sempre 3,99 euro. Ok, va bene. Tipo pure mia sorella ha preso delle gonne, cioè in totale a me l'ordine veniva quasi 90 euro, ho pagato tutto 36 euro. Mia sorella pure delle gonne che prezzavano 25 euro di jeans le ha pagate 10 euro, cioè veramente pensate che io e lei abbiamo speso 64 euro per dirvi. E solo a me l'ordine veniva 86 euro se le avessi volute comprare comunque a prezzo pieno. Poi andando avanti, aspettate raga, devo chiuderla perché ovviamente Giulia, si sembra tu, non ne fai mai una buona. Anche se la cerniera di questa maglietta mi sembra un po' ossidata, diciamo. Fa un po' fatica a salire su comunque. Sapete che il mio colore preferito quest'anno, ma proprio in generale, a parte che mi dà una bella carica, oltre al rosa pastello, è anche questo bel color tipo puffo. No, raga, non lo so, raga, a me fa letteralmente impazzire. È un classico crop top, abbastanza crop top. È un top abbastanza corto, però quest'anno ho detto no, Giulia, perché ti devi vestire sempre con queste maglie un po' più larghe, un po' no, quest'anno devi un po' osare. Speriamo che questa emergenza ovviamente ci permetterà di uscire, però ovviamente raga, rimandiamo. L'importante non è uscire, non è un bene primario, ma l'importante è che comunque questo virus se ne va via, via, via. Comunque, non ci pensiamo, pensiamo a Lolla con questa cerniera argento che si apre, non voglio aprirla perché c'è Jimmy's Nurvayur. Bella, eccola qua.
con questo tipo tame, diciamo, a costine. Un bel tessuto, devo dire, non molto leggero, ma neanche tanto pesante. Comunque, ho preso una taglia M e l'ho fatto benissimo perché mi va perfetta. Prezzava 12,99 euro e io l'ho pagata. Oh, 12,99 euro, io l'ho pagata 5,99 euro, quindi perfetto. Ma no, penultima maglietta di questo haul. Appena ho visto questa maglia, c'era anche celestina, però ho detto no, basta Giulio, fermati, basta. Tenendo tutto l'armadio celeste, però nel mio armadio non avevo una maglietta di questo colore, rosa carne, e guardate quanto cavolo è bella. Fatto così, abbastanza, diciamo, arriva all'ombelico, vabbè, ma poi voi lo vedrete. Così, questo bel rosa carne, sì, rosa carne. Eccola qua, con questi angeli, con questi fiori, ma veramente bella, con questi laccetti che voi potete anche stringere, oppure fate un fiocco e lasciate così, oh. Maniche normale, tessuto veramente molto leggero, molto primaverile. Infatti io non ho magliette tipo primaverili, o ce le ho tutte pesanti o ce le ho tutte estive. Allora, questa qui ho preso taglia M, prezzava 15,99 euro. Per una maglia del genere ce le vale tutti, però io ovviamente l'ho pagata 7,99 euro. Vedo anche ok. L'ultima maglietta che voi resterete abbastanza scioccati, a parte che è un colore, cioè no, scusatemi, a parte che è un tessuto abbastanza fresco, cioè raga, proprio vi dà quella sensazione di fresco quando lo toccate ed è troppo troppo bella. Poi con questa tigre, che io adoro la tigre, questi dettagli sul nero, bianco e nero, cioè raga, è veramente super super bella. E raga, questa è una taglia L, cioè io ho fatto, appena l'ho visto, ho detto no, questa sicuramente sarà super corta, quindi io voglio una L per stare comodo, e ho fatto benissimo. Ma raga, il materiale è troppo bello, peccato che non potete toccarlo. Eccola qui, solita magliettina classica. Questa prezzava 7,99 euro taglia L e l'ho pagata 3,99 euro. Che ne dite, raga? Contenti del mio shopping? Io spero che comunque io non vedo l'ora di girare tutti i capi indossati, tutti gli outfit, eccetera. Perciò ho voluto fare un video così abbastanza breve, ma bello consistente. E niente, alla fine lo sapevo che sicuramente sarà venuto quasi 20 minuti, perché a me piace troppo 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 parlare. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!